Lorenzo Giustiniani è stato il primo patriarca di Venezia, dove nacque il 1 luglio 1381. Di nobilissima famiglia, mortogli il padre, fu educato dalla madre, rimasta vedova a soli 24 anni con 5 figli. Sui 19 anni, con l'aiuto di uno zio materno, entrò tra i canonici secolari agostiniani di San Giorgio in Alga, guidati prima da Gabriele Condulmer, futuro Eugenio IV, che però dopo 2 anni fu chiamato a Roma, e da Ludovico Barbo, a sua volta dirottato dopo un biennio a Padova come abate di Santa Giustina, dove avrebbe iniziato la riforma del monachesimo benedettino. Ordinato sacerdote, probabilmente nel 1405, Lorenzo fu eletto priore di varie comunità della congregazione, guadagnandosi grandissima stima per la sua spiritualità, il suo spirito di sacrificio e la sua umiltà. Sui 38 anni cominciò la sua opera di scrittore, intesa come riflesso e partecipazione della sua esperienza, perché, diceva, parlare degli effetti della carità senza averla sperimentata è indice di temerarietà. Nel 1433 Eugenio IV lo nominò vescovo di Castello ed egli, pur avendo sempre fatto vita contemplativa, si dimostrò perfetto uomo di governo, sensibile a tutti i bisogni del suo tempo. Aprì un seminario per chierici poveri, intervenne con norme e disposizioni per una più intensa vita liturgica in tutte le chiese, convocò un sinodo dando forma organica alle sue iniziative apostoliche, fece rifiorire i monasteri femminili che durante il suo episcopato da una 20 arrivarono a 35. Dedicò particolare attenzione ai poveri. Ebbe anche speciali doni soprannaturali, profezie, discernimento di spirito e miracoli. Quando Niccolò V, succeduto a Eugenio IV, soppresse la sede patriarcale di Grado e il titolo episcopale di Castello, trasferendo la sede a Venezia, vi nominò Lorenzo primo patriarca. Il santo morì la mattina dell'8 gennaio 1456. Il suo corpo rimase esposto alla venerazione dei fedeli per 67 giorni e lui fu canonizzato nel 1690.